Marco Podrašanin, la firma tua sul punto finale, il punto dell'ex in una partita vibrante mai scontata, che ha ribadito la forza di un Perugia che a livello di mentalità è veramente un passo avanti. Sì, siamo in grande crescita, ce l'abbiamo veramente la sicurezza, ormai 2 anni che giochiamo una ottima pallavolo. Secondo me è partita molto che assomigliava a quella finale della Coppa Italia a Bari, dove non siamo entrati perfetti nella partita, però ormai dopo piano piano abbiamo preso il ritmo e è arrivata una bella vittoria alla fine. È sicuramente 3 punti importanti per l'ipoteca sul primo posto della classifica in regular season, ma quanto può contare questa ulteriore vittoria per la fase dei playoff? Può contare tantissimo, soprattutto perché ultimi 4 anni che Perugia sempre perde la regular season contro la Lube, quindi non solo dal punto di vista di classifica, anche dal punto di vista morale, perché come ho detto prima stiamo giocando un ottimo pallavolo, secondo me 2 migliori squadre in Italia in questo momento, e comunque se vinciamo regular season sarà un grandissimo risultato, perché ormai sappiamo che il campionato italiano è più difficile del mondo. Quanto ha contato il rinnovo del contratto questa settimana come stimolo per giocare ancora di più contro la tua ex squadra? Ma no, non, secondo me una squadra che sta andando così bene non bisogna cambiare niente, ormai per adesso spero che continuiamo sempre così, facciamo un campionato perfetto, abbiamo vinto 2 coppe fino adesso e il campionato siamo primi in Champions League, quindi piedi per terra e orecchie basse, bisogna sempre lavorare e pensare al prossimo avversario perché ormai non siamo ancora primi.